ballo e continuiamo a ballare. Così il tecnico bianco-blu Massimo Agovino nel consueto appuntamento settimanale con la stampa in vista della partita di domenica. Un incontro con i giornalisti che mancava da un bel po' di tempo, dopo che la società e non il tecnico o la squadra ne aveva ordinato il silenzio stampa. Innanzitutto volevo dire che il silenzio stampa non mi trovo d'accordo, però lo fa la società e io faccio l'allenatore e devo stare zitto. Noi siamo dei piccoli allenatori di Serie D e questa per noi è una grandissima vetrina. Perciò ci fate l'assist il venerdì per farci conoscere un po'. Non siamo né Mourinho né gli Ancelotti, perciò non sono mai d'accordo, eppure nel rispetto di chi vuole sapere le cose. Amareggiato ma ancora più deciso insieme alla sua squadra ad andare avanti nonostante le note vicende societarie e l'obiettivo playoff da raggiungere a tutti i costi. Domenica dopo la partita ho detto ai ragazzi che sarebbe una sconfitta infinita il fatto di non disputarli. Vado a ritroso nel tempo e vado a ricordare i sacrifici che ci sono stati dall'inizio del campionato, partire veramente con grandissime difficoltà, fare il ritiro con solo promesse, con gente che veniva e sposava la causa che avesse soltanto perché credeva nell'allenatore o nel direttore sportivo. Vado a ricordare questa cavese nata tra tantissimi sacrifici e non fare i playoff è una tristezza infinita. Dobbiamo puntarci seriamente, deve essere un obiettivo fisso il nostro, perché dobbiamo far contenti i tifosi, far contenti noi stessi e la gente che ci vuole bene. C'è maggiore serenità, è chiaro, ormai si è preso coscienza che bisogna andare avanti in questo senso, almeno fin quando qualcuno non prenda a cuore le sorti della Cavese. Ormai siamo in ballo e continuiamo a ballare e di questo devo soltanto ringraziare queste ragazze che non mancano ad un solo allenamento, non ricevendo un rimborso da un bel po'. Perciò, come ho sempre detto, giro il cappello e sono dei grandissimi professionisti. Intanto domenica arriva il Pomigliano, una partita che guardando la classifica sembra abbordabile, ma contro una compagine che lotta per la salvezza le insidie sono nascoste dietro l'angolo. Una partita abbordabile sulla carta, però si tratta di un derby e di una squadra che viene qui per salvarsi. Una partita irta di difficoltà, non mi cullo, soprattutto è una squadra che stranamente poi nel mercato di dicembre si è rafforzata e fa pochi risultati. Ci voglio andare coi piedi di piombo, non alzo le braccia domenica dopo la partita se l'avrò vinta. Non arrivano buone notizie dall'infermeria, sembra che Manzo non si sia del tutto ristabilito e per il tecnico qualche problema di formazione di sicuro ci sarà. Lo vedo ancora claudicante, però domenica deve stringere i denti perché purtroppo tra tanta gente che poteva essere così è espulsa, è capitato proprio a Campanella. Che è l'unico difensore centrale cumulo di ammunizione, è l'unico difensore centrale di ruolo. Se non ce la dovesse fare Manzo dovrò inventarmi una difesa forse con Picascia centro-sinistra, speriamo proprio di no.